Trapani, sgominata dai carabinieri una banda dedita alle rapine e furti nel bancomat della provincia. Covid diffuso dal Dasoe, il bollettino settimanale dei nuovi casi in Sicilia. Petrosino pubblicato dal comune il nuovo avviso per l'emanazione di buoni spesa. Mazzara convegno di Cifa Trapani sull'artigianato alimentare nell'era post-pandemica. Calcio eccellenza, sfida al vertice domenica in casa tra la Mazzarese e il Canicattì, il Mazzara è impegnato fuori casa. Benvenuti al TG Vallo prima pagina, in apertura la cronaca smantellata dai carabinieri di Trapani e Alcamo, una banda dedita a rapine e furti nei bancomat, i particolari nel servizio. I carabinieri del nucleo investigativo di Trapani e della compagnia di Alcamo hanno smantellato una banda dedita a rapine e furti nel bancomat. Quattro persone sono state arrestate e nei confronti di una quinta persona è scattato l'obbligo di dimora. Gli arresti sono scattati a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani su richiesta della Procura trapanese. I carabinieri hanno complessivamente denunciato otto persone, di cui una deceduta per cause accidentali. L'operazione odierna scaturisce dalla indagine, conclusasi nel gennaio di quest'anno, su alcuni furti di bancomat, rapine in villa, anche con sequestro di persone delle vittime ed uso di sostanze narcotizzanti. La banda si sarebbe resa responsabile di due furti e due tentati furti ai danni di altrettante sportelli bancomat e due rapine, ed una tentata rapina avvenuta a Custonaci, Erice Casasanta ed incontrata a rilievo. Il bottino dei colpi ammonta a circa 1,5 milioni di euro. La banda si sarebbe impossessata anche di una pistola calibro 38. Durante le indagini i carabinieri si sono avvalsi di intercettazioni telefoniche. Il gruppo avrebbe studiato nei minimi particolari le rapine di furti. Sarebbero state effettuate infatti sopralluoghi, pedinamenti delle vittime e l'utilizzo di modernissime apparecchiature elettroniche. A portare via poi il contenuto dei bancomat di ufficio postale e banche sono stati praticati dei fori sulle pareti di edifici adiacenti, tagliando i bancomat con un plexus. Oltre agli arresti e denunce, sono scattate perquisizioni a carico di altri due indagati. È stato diffuso dalla Regione il bollettino settimanale per quanto riguarda i nuovi casi di Covid, il servizio. L'andamento di nuovi casi in Sicilia nella settimana dal 25 al 31 ottobre riporta un'incidenza di 51,35 casi per 100.000 abitanti. Lo ha reso noto la Regione con il consueto bollettino settimanale. Continua quindi a registrarsi un sia pur contenuto rialzo dei nuovi casi rispetto al minimo raggiunto ad ottobre, ma il trend di crescita appare al momento limitato. Analizzando l'incidenza per età emerge un dato più alto nella fascia di età scolare 6-10 anni e in quella più anziana, pertanto il Dasoe ribadisce l'importanza di mantenere alta l'immunizzazione nei soggetti più a rischio. A seguito del rialzo dei nuovi casi si è avuto un lieve incremento di nuove ospedalizzazioni con ricadute sulla prevalenza di occupazione dei posti letto. L'ospedalizzazione interessa prevalentemente soggetti non vaccinati e resta stabile la letalità. In Sicilia vaccinati con prima dose si attestano all'80,67% del target regionale, gli immunizzati sono al 76,67%, le terze dosi finora somministrate sono 62.914, pari allo 0,93% delle somministrazioni complessive. Nel bollettino si registra il picco di terze dosi nella giornata del 3 novembre, 4.681 nell'ambito di un significativo trend in aumento, raffrontando invece dati relativi alle prime dosi erogate tra la settimana in esame, 28 ottobre e 3 novembre, la precedente dal 21 al 27 ottobre, si registra un calo pari a meno 35,56%. Continua quindi il trend in declino delle prime dosi rispetto al picco registrato nei giorni immediatamente antecedenti al 15 ottobre, quando è entrato in vigore l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro.
E prosegue, in provincia di Trapani la risalita dei casi Covid è iniziata da alcuni giorni. Oggi gli attuali positivi sono 469, ieri erano 432. Nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono stati 46 per un totale di 19.593. Da inizio pandemia si registrano altri due decessi, sono a 426, mentre guariti e negativizzati sono stati 7. I ricoverati sono 8, di cui 6 in semiterapia intensiva e 2 in degenza ordinaria. Vediamo la situazione nei comuni. Alcamo 63, Busseto 5, Calatafimi 7, Campobello 11, Castellammare 25, Castelvetrano 57, Custonaci 9, Erice 26, Favignana 1, Gibellina 1, Marsala 75, Mazara 29, Paceco 33, Pantelleria 5, Partanna 8, Petrosino 7, Poggioreale 0, Salapaluta 0, Salemi 1, San Vito Lo Capo 6, Santa Ninfa 3, Trapani 81, Valderice 16, Vita 0. Il Comune di Petrosino erogherà nuovi buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità ai cittadini che a causa dell'emergenza coronavirus si trovano in difficoltà economiche. È stato pubblicato sull'homepage del sito internet istituzionale il nuovo avviso inerente alla misura Reddito Zero Sicilia, finanziata con i fondi messi a disposizione degli enti locali siciliani dal governo regionale. Si tratta del non avviso tra fondi regionali e statali pubblicati dal Comune di Petrosino da quando è iniziata l'emergenza. Le richieste dovranno pervenire al Comune di Petrosino entro le 13.30 del 15 novembre. Le domande potranno essere presentate attraverso una mail o mediante consegna all'ufficio protocollo del Comune. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Al via il pagamento dei fondi della terza trimestralità ai comuni siciliani. Lo ha reso noto la Regione, si tratta di circa 59 milioni di euro di trasferimenti regionali per l'anno 2021 a valere sul bilancio regionale. Sono stati pubblicati infatti i decreti dell'assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica con cui si autorizzano l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie ai comuni. Comunità del Mediterraneo assieme per promuovere soluzioni idonee ad affrontare sfide attualissime come il riscaldamento globale e l'inquinamento. Questa è in sintesi la mission del progetto Green City, che vede Marsala capofila di un partenariato con Alcamo, comuni e associazioni territoriali del Libano e della Giordania, nonché l'Istituto per la cooperazione universitaria. Per avviare la realizzazione del progetto, la Giunta Grillo ha approvato la convenzione che disciplina le attività e le iniziative da porre in essere con le risorse assegnate quest'anno dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il costo d'attuazione del progetto, della durata di 2 anni, è di 1.125.000 euro, che verrà coperto dal finanziamento dell'Agenzia per 900.000 euro e per la restante quota parte da somme degli enti territoriali che lo hanno proposto. Il sindaco Giuseppe Peraino ha nominato il nuovo comandante pro tempore della Polizia Municipale del Comune di San Vito Lo Capo. Si tratta del dottore Gioacchino Tranchita, dipendente del Comune di Custonaci, che svolgerà 18 ore di servizio settimanali a seguito di una convenzione sottoscritta tra i due enti. Il dottore Tranchita assume l'incarico di responsabile del quarto settore, area di vigilanza e servizi demografici, nel quadro di una rimodulazione delle posizioni organizzative disposte con decreto sindacale. L'artigianato alimentare, cambiamento e nuove opportunità nell'era post-pandemica. È stato questo il titolo del workshop organizzato da CIFA Trapani, Asso Artigianato e dall'Associazione Panificatori Fornarini con il patrocinio del Comune di Mazara, che si è tenuto ieri pomeriggio presso il Civic Center. Durante l'incontro si è parlato di cambiamenti e nuove opportunità nell'artigianato alimentare, di innovazioni e incentivi per le imprese. Ha introdotto i lavori Gaspari Ingargiola, segretario provinciale
CIFA Trapani e responsabile regionale dell'UMPI Sicilia. Presenti Francesco Alagna, presidente dell'Associazione Fornarini e responsabile CIFA Asso Artigianato. Relatori Salvatore Maddio, Fabrizio Mantione e Andrea Pisciotta. Sentiamo per il momento al nostro microfono Gaspare Ingargiola, mentre uno speciale andrà in onda nei prossimi giorni. Convegno questo pomeriggio di CIFA Trapani, il tema l'artigianato alimentare, cambiamento e nuove opportunità nell'era post-pandemica. Di essere utili al territorio nel dare sostegno alle imprese locali e nel particolare all'artigianato alimentare. Diciamo che in qualche modo dopo la pandemia il governo ha deciso di mettere in atto tante riforme e tante attività di aiuto e sostegno alle imprese, certo non per ultimo all'artigianato. L'artigiano, chi ha costruito fin dai tempi antichi le civiltà, oggi è chiamato in gioco per dare sostegno al territorio. Grazie al supporto del governo, la Confederazione CIFA Italia dà un contributo nel capire meglio come utilizzare queste forme di aiuto e sostegno alle imprese. Quali sono questi nuovi strumenti? Gli aiuti sono molteplici. Diciamo che in qualche modo do spazio sempre nei riferimenti delle attività, così per come si piace crescere nella condivisione tra professioni, alle competenze. Oggi uno degli aspetti più importanti sicuramente è quello portato all'artigiano alimentare, portato all'imprenditoria femminile, all'affiancamento al settore del turismo. In particolare le agevolazioni sono ancora da discernere nelle percentuali, ma diciamo che l'aiuto e il sostegno è motivato, è sicuramente il professionista stesso che affianca le imprese in questa scelta. Stiamo vivendo un'era nuova, un'era di inizio. Il governo sta mettendo, diciamo, nuovamente alla prova il professionista e l'impresa e l'imprenditore. Viviamo in un momento in cui il lavoro ed il lavoratore sono chiamati nuovamente in causa per dare forza e apertura al territorio, sicuramente a chi verrà dopo di noi, per lasciare degli spazi importanti di produttività ed ingegno. E sull'aumento del pane abbiamo sentito Francesco Alagna dell'Associazione Fornarini e responsabile al suo artigianato CIFA Trapani. In questi giorni si è registrato in diverse città l'aumento del pane. Qual è la vostra posizione? In questi giorni sono aumentati il prezzo del pane per questione dei costi di fulmento, perché è aumentato 38 centesimi fino a oggi, ma si parlerà che forse aumenterà ancora, perché c'è, come dicono, c'è mancanza di grano duro. Marsala a 3,60 l'hanno portato il 1 novembre, Castelvetrano a 3 euro e forse anche noi, forse a fine gennaio lo porteremo a 3 euro a chilo. Ma tutto ciò, con questi costi, forse non riusciamo a gestire la produzione, che facciamo fatica, diciamo, perché sono tutti costi in aumento che mi portano in difficoltà. Associazione Fornarini, ringrazio io Gaspare Ingaggiola e tutti gli assistenti che sono a fianco, con Inserillo, Salvatore, che stanno cercando in questo territorio di farlo crescere a livello anche pure economicamente, diciamo, perché sono delle piccole e medie imprese che lavoriamo tutti in famiglia, quindi per diminuire anche le spese. Io li ringrazio tantissimo, stiamo cercando di crescere. Speriamo che anche gli altri comuni ci accordano con la nostra associazione Cifre Italia. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina.
Anche quest'anno ritornano i cioccolatini della ricerca. In migliaia di piazze italiane, volontari offriranno una speciale confezione di cioccolatini creata appositamente per l'AIRC, anche a Mazara, a partire dalle ore 9 del mattino di domenica prossima, in piazza Mocarta. Sarà allestito lo stand AIRC dove si potranno acquistare i cioccolatini della ricerca. Sport, calcio, si gioca domenica la nona giornata del campionato di eccellenza, queste le partite in programma: Agregas-Pusso Palermo, Enna Castellammare, Marsala Pro Favara, Mazzarese Canicattì, Nissa Monreale, Oratorio San Ciro Mazara, Parma Valle Don Carlo Misilmeri, Unitas Sciacca, Castel Termini. Il Mazara dunque giocherà sul campo dell'Oratorio San Ciro. Abbiamo ascoltato Mister Dino Marino. Mister Marino, domenica questa partita in trasferta contro l'Oratorio San Ciro, come hai preparato la gara in settimana? Veniamo da due risultati negativi. Questa settimana stiamo cercando di lavorare per affrontare questa gara nei migliori dei modi. Giusto giusto incontriamo una squadra molto organizzata, una squadra che per ora è in forma. Si tratta del Marineo, Oratorio San Ciro. Stiamo cercando di dare il meglio per arrivare domenica, diciamo, di portare qualche punto o l'intera posta in palio a casa. Ci manca qualche elemento, qualcuno è andato via. In settimana abbiamo preso, è arrivato un attaccante, diciamo. Comunque, stiamo lavorando per cercare di portare una bella prestazione. La prima cosa è quello che conta, una prestazione, e poi il risultato. Sulle due sconfitte, qual è il morale dei tuoi giocatori? No, ma i ragazzi sono tranquilli, sono sereni, per carità, quando si perde nessuno ci sta a perdere, però sto lavorando più che sulle gambe, sulla testa dei ragazzi. Gli dico sempre che noi è un campionato di transizione, è un campionato dove ci dobbiamo andare a salvare, quindi dobbiamo stare tranquilli che arriveranno momenti migliori. Sfida al vertice invece tra Mazzarese e Canicattì, domenica allo stadio Nino Vaccare. Mattinata abbiamo ascoltato l'allenatore della Mazzarese Giovanni Iacono. Mister Iacono, domenica questa importante sfida al vertice tra la Mazzarese e il Canicattì allo stadio Nino Vaccara. Come hai preparato la partita in settimana? Ci siamo dedicati a tante cose, sia sul piano tattico che sul piano fisico. L'abbiamo preparata, credo che la stiamo preparando bene, ancora ci sono 2 giorni, però bisogna stare molto attenti perché loro hanno un buon blasone. Anche se devo dire che oggi, grazie al Presidente, a tutta la società e a tutti gli sponsor che ci stanno dando molto, molto aiuto, abbiamo chiuso altri 3 acquisti, abbiamo preso Messina, abbiamo preso Cangitana, abbiamo preso Berardi, abbiamo preso un centrocampista, un trequartista, un attaccante. Quindi credo che a oggi la rosa sia completa ed è giusto che diamo il massimo per poter ottenere il massimo. L'invito ai tifosi per essere presenti domenica alla partita. Mi auguro che chi viene allo stadio venga per tifare Mazzarese e non venga per tifare Canicattì, perché il Mazzarese è anche capace di fare questo. A parte il campanellismo, capisco che quando c'è il derby ognuno tifa per la propria squadra, ma vorrei capire pure che quando una delle due gioca in casa, perché non si deve tifare per la propria squadra, che sembra di Mazara. Comunque conosco i miei concittadini e quindi so quello che si ci aspetta. Comunque nella mia vita sono andato sempre avanti con la mia idea, con la mia testa. Chi vuole venire è ben accettato, o chi non vuole venire se ne rimanga a casa. La Folgore Calcio ha reso noto di aver sottoscritto il contratto di acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Vito Bono, classe 88, prelevato dalla Mazzarese. Per il trequartista si tratta di un ritorno a Castelvetrano, avendo già militato con la maglia rossonera in diverse stagioni della sua carriera. La società castelvetranese inoltre ha reso noto di aver sottoscritto il contratto di cessione delle prestazioni sportive a titolo definitivo dei calciatori Giampiero Pisciotta, centrocampista classe 90, passato al Mazzara, e Giacomo Russico, portiere classe 87, passato al Petrosino. E con lo sport siamo arrivati al termine. Il TG Vallo vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.